perché abbiamo un'azienda che lavora, crea ricchezza, però sa anche scioperare per proprio salario. E questo è il ringraziamento a tutti voi che oggi mancherete del salario per avere un futuro migliore. E questo è un grosso ringraziamento. I lavoratori del comparto Orafo Aretino in piazza, ci sono tutte e tre le sigle sindacali, CGL, CISL e UIL, a protestare per il mancato rinnovo del contratto di settore. Il braccio di ferro è con Federorafi. È il momento di chiedere salario, perché è dal 2008 che siamo fermi. È una vergogna che oggi si possa arricchire solamente le aziende e i dividendi solamente per i dirigenti. Per ora prendo 1.200 al mese, per il lavoro che c'è sono pochi secondo me. Lui ti ha detto che prende 1.200, è entrato ieri l'altro, io ho 22 anni, 1.200. In un'azienda che fa i numeri grossi, 24, più euro per gli operai, basta. Noi qui si sta dicendo solo questo, invece dal contratto nazionale sempre meno, sempre meno, sempre meno. Poi ci vogliono mettere nel settore tessile. E sono ancora meno, ancora meno, ancora meno. Aumenta il gas, aumenta la luce, aumenta i beni di prima necessità. Qui deve aumentare anche il salario e lo stipendio dei lavoratori. Io sono un operaio della UNR e qui è evidente questo disagio sociale che c'è. Però ci sono proprio i numeri effettivi, l'azienda sta guadagnando. Dietro una pandemia che ci ha stroncato anche moralmente e socialmente, l'azienda guadagna 20 persone che se spartiscono tutta la fetta dei guadagni, guadagnano più di 270 operai. Purtroppo negli anni è stato voluto da parte della Federorafi un contratto ad hoc per il settore orafo, che alla fine riguarda Arezzo, Valenza Po e qualche decina di aziende sparse un po' per territorio, però siamo 102, per distinguersi rispetto alla metalmeccanica. Negli anni però la metalmeccanica, per fortuna, siamo riusciti a rinnovare dei contratti e portare dei soldi e diritti in tasca alle persone. Le aziende orafo, quindi Federorafi, non si è adeguata. Quindi o tornano veramente a ridistribuire ricchezza in tasca alle persone, altrimenti tutto questo saper far bene che hanno i nostri lavoratori rischia di andare a sgretolarsi. Avevamo chiesto lo stesso aumento che abbiamo richiesto nei metalmeccanici, nelle piccole e medie imprese, e quindi l'8% sui minimi tabellari. La proposta che ha fatto Federorafi per noi è una proposta irricevibile, perché si parla di 77 euro divise in tre tranche. E per noi, diciamo, è una cifra che non rende giustizia e dignità a un settore che ancora ha intrinseco in sé un patrimonio artistico oltre che professionale. Prossimo passaggio quale sarà allora? Prossimo passaggio è aspettare ora la riconvocazione del tavolo, dove auspichiamo che Federorafi, per questo abbiamo deciso di portare la proposta sotto la sede di Confindustria, possa prendere atto appunto della legittimità delle nostre richieste e del perché chiediamo questa tipologia d'aumento, e quindi si possa riaprire una trattativa con dei contenuti più vicini alla nostra proposta. Il lavoro c'è? Il lavoro c'è, assumo una cosa positiva, ce ne fosse, però va ridistribuito un po' la ricchezza a tutti, perché in effetti è, con tutti questi aumenti, benzina, gas, luce, non se ne può più.